Enzo, benvenuto. Non avevi il microfono, no? No, grazie. Ciao. Ecco, che hai visto in questo momento questa torta meravigliosa, non è per te, non è per te. Ti ho annunciato per i grandi e per i piccini. Che cosa pensi di questa trasmissione? Beh, io auguro a questa trasmissione un successo enorme. Si occupa di un problema molto, molto grande come quello della sopravvivenza di tanti bambini. E io amo molto i bambini, so che con il mio pappagallo c'era un... Ecco, lui era zitto zitto davanti ai grandi, ma mi parlava prima della trasmissione sempre, mi parlava soprattutto dei bambini. E i bambini gli volevano molto bene, anzi, tanti saluti dal pappagallo, d'accordo? Ecco, io credo che Enzo Tortora possa essere tranquillamente, io conosco il buon cuore di Enzo Tortora, l'enorme cuore, possa essere invitato anche lui a fare la sua opera di bene. Vediamo un po'. Io metto all'asta, Enzo me lo consenti, metto all'asta Enzo Tortora, in che modo? Chiunque di voi può scriverci, telefonarci e dire: vogliamo avere per un giorno a pranzo Enzo Tortora a casa nostra. Offrite una cifra per l'UNICEF, quella che volete. Potete offrire 10.000 lire o 10 milioni, non ha importanza. Chiedo, ci stai? Ma io volentieri, però vorrei precisare. Io vado in casa di questa famiglia che avrà la cortesia di invitarmi e mangio soltanto. È bello sforzo, mangiare sono capaci tutti, soprattutto gli uomini politici. Però... almeno certi uomini politici. Però mi pare un po' poca cosa andare e mangiare semplicemente. Questo posso andare come ospite. Io posso impegnarmi a lavare i piatti, cioè a lavare i piatti per tutta la brigata. Io laverò doverosamente i piatti, tutti, anche se me ne fate trovare 80. Magari preparate tutti i piatti del caseggiato, così... magari fatemi trovare anche un po' di detersivo, però ecco, io laverò tutti i piatti. Questo è quello. Allora, che... io penso che questo sia veramente un anche gesto... perché io trovo, sì, scusa, sì, che solitamente le donne sono dall'uomo un po' condannate a fare come se fosse deciso dagli dèi che i piatti li lavano sempre e soltanto le donne. Ogni tanto, se gli uomini danno una mano,